qualcuno ha bisogno di una figlia? Ehi! Signore, ormai sei la mia unica speranza! Non ti piacerebbe diventare genitore? Oh, non credo! Che peccato! Perfetto, sto imparando a volare! Bene, bene, vediamo! Cosa abbiamo qui? La roba più buona è sempre in fondo! Aha, proprio quello che stavo cercando! Oh, non esiste! I bambini non dovrebbero mai essere lasciati senza genitori, lo sai? Aroma massiccio e sangue fresco, la colazione perfetta! Ora allontanati dalla mia vista! Oh no! Una bambina sta chiedendo aiuto! Resisti, sto arrivando! Ci divertiremo un sacco insieme, cara! Ti piacerà? Non credo! Tieni le mani lontane da lei! Ti piacerebbe! Ehi, perché state litigando? Siete entrambe meravigliose! Potete essere tutte e due le mie mamme! Entra, tesoro, entra! Oh, devi essere esausta! E io? Fammi entrare! Spiacenti, ma le persone povere non sono ammesse! Ma non è giusto! Beh, Liana, questa è casa tua d'ora in poi! Mettiti comoda! Oh, che cuscino costoso! Improvvisamente non mi sento a mio agio! Non preoccuparti, cara! Jack, vieni qui! Mi serve un letto normale! Ecco qua, il tuo nuovo letto! Ti piace? Oh, sono piuttosto stanca! Sogni d'oro, tesoro! Domani finalmente inizierà la tua nuova vita! Ah! Il temporale! Aiuto! Oh cielo, che paura! Non preoccuparti, la mamma è qui! Vieni con me, ti faccio vedere qualcosa di carino! Wow! Cerca di tenere il passo, cara! Bene, Liana! È qui che vivo! È molto accogliente! Wow! Mi piace stare qui! Ma quel viaggio mi ha fatto venire molta fame! Oh, questo non va! Perché non ci prendiamo una pizza, mamma? Tutto quello che vuoi, tesoro! Pronto? Vorremmo la pizza più grande, per favore! Sento già il profumo! Ehi, e i soldi? Il cibo è finalmente arrivato! Così va meglio! Non riesco a credere a quanto sia gustosa questa pizza! Non riesco a credere a quanto sia gustosa questa ragazza! Mamma! È scortese da parte tua! Sei libera di andare, allora! Ehi, cos'è quello? Ti regalo un nuovo monopattino! Ho bisogno di quel contratto! Mamma, attenta! Liana, non puoi fare così! La mamma è impegnata con il lavoro! Vai a giocare con le tue bambole per ora! Ho bisogno che il contratto venga! La mia bambola! Oh no, il mio portatile! L'affare del secolo! Rovinato così! Ah, ora basta! Ciao, ho bisogno della migliore tata che il denaro possa comprare! Farò del mio meglio, signorina Courtney! Puoi riparare la mia bambola, signorina? Oh, stammi lontano! Non avvicinarti! Oh, lo vedremo! Attenta, tata! Cosa fai? Sei molto cattiva, Liana! Mamma! Nessuno morde mia figlia! Adesso esci da casa nostra! Mi hai salvata! Ma certo che sì! E ora la verifica! Cielo, è complicata! Ehi, Maggie, puoi aiutarmi? Assolutamente no, Liana! Avresti dovuto studiare! Oh, sei cattiva! Sei nei guai, tesoro? Beh, non preoccuparti, ti aiuterò! Shh! Torno subito! Mamma, dove sei? Eccomi! Sei fortunata che io sia brava in matematica! Che cosa sta succedendo qui? Benvenuta a scuola, signorina Courtney! Ciao! Chi è l'insegnante qui? Quanto ci vuole per comprare a mia figlia una A? Allora è il momento del piano B! Sei un insegnante molto gentile! E pensi che Liana meriti una A più? Sì, certo! Liana, meriti una A più! I tuoi capelli hanno davvero bisogno di essere spazzolati, tesoro! Ecciù! Oh, il
mio dente! Oh, che giorno importante per te! Ecco una zanna sostitutiva, tesoro! Sbrigati e provala! Oh, ti sta benissimo! Mary, questo è ridicolo! Sbarazziamoci di queste sciocchezze! Non mi interessa quello che hai da dire! Andiamo dal dentista! Dottoressa, abbiamo bisogno del tuo aiuto! Mia figlia ha bisogno di un dente sostitutivo! Mettiti comoda e... I soldi non sono un problema, ovviamente! Tu non capisci? Le ragazze ricche come lei hanno bisogno di denti molto costosi! E andiamo! Wow, li adoro! Forza, assaggia! Sono sicura che ti piacerà! Sono stata molto generosa con il mio speciale ingrediente segreto! Oh, inizio prima io, se non ti dispiace! Certo che no! Buon appetito! Oh, non vedo l'ora di assaggiare anch'io! Cosa sta succedendo? Oh, sto andando a fuoco! Qualcuno mi aiuti! Jack, vieni qui! Acqua! Ho bisogno di acqua! Subito! Ma qual era l'ingrediente segreto? Oh, salsa all'aglio! Capisco! Liana! Mi ero completamente dimenticata che voi due siete vampiri! Buon compleanno, tesoro! Ti piace il mio regalo? Oh, è Pikachu! Wow! Una torta! Di nuovo con i tuoi regali costosi! Per favore, mamme, non litigate! Ora sei fregata, Courtney! Oh, non oseresti mai, Mary! Prendi questo! Oh, stai bene, mamma! Quella è stata l'ultima goccia, Mary! Saluta il mio paletto! Non riesco a vedervi litigare così! Mi dispiace, ma me ne vado! Hai sentito, Courtney? Oh, cosa abbiamo fatto? Tesoro, torna indietro, per favore! Ci manchi tanto! Dove sei, Liana? È una grande idea, Courtney! Ora siamo sicure che troveremo Liana! Sono di nuovo sola! Per favore, torna da noi! Voglio essere un vampiro! Beh, sei pronta? È proprio quello che ho sempre sognato! Benvenuti al liceo dei vampiri! Ma aspetta, dove sono tutti gli studenti? Oh, ecco che arriva la prima succhia sangue! Benvenuta a scuola, Mavy! Ah! Guarda dove voli, perdente! Oh, dove sono le buone maniere? Ehi, attenta! Sono sicura che sai chi sono! Oh, la pagherai per questo! Ricorda le mie parole! Lascia andare la mia gamba! Ciao, sono Mia! Oh, beh, vai! Sai almeno con chi stai scherzando, piccola mendicante! Ecco, prendi! Ok, seguitemi e cercate di tenere il passo! Ecco le vostre cripte, ragazze! Fredde, buie e piene di ragni! Ora sistematevi e cercate di non fare tardi a lezione! Brr, fa davvero freddo! È piuttosto accogliente! Penso che mi piacerà qui! Oh, questo cartone è scomodo! Non ho bisogno di vicini! Ma... mi chiedo come se la stia cavando Molly! Andiamo a controllare! Non deludermi, piccolo amico! Io credo in te! Facciamolo! Beh, questo sarà sicuramente un anno divertente! Oh, da dove vieni? Esci dal mio bagno! E non tornare! Oh, non c'è motivo di essere così violenti! Oh, che male! È ora della primissima lezione pratica degli studenti vampiri! Wow, che carino! Ah, chi sei? Oh no, è un lupo mannaro! Ok, non facciamo niente di avventato! Oh sì, vampiro contro lupo mannaro! Vieni, cucciolo! Oh, ti piacerebbe! Non mi puoi fregare così facilmente! Chi vuole un assaggio delle mie zanne? No! Non mangiarmi! Prendi questo, cattivo! Sono abbastanza ricca per difendermi! Prendi questo! Fine della corsa, succhia sangue! Ecco, goditi un po' di aglio! Ah, aiuto! Fai qualcosa, Mia! Siamo finite, Mia! Dite addio alla vostra non morte, voi due! Oh no, ho paura! Mi fa il solletico! Che approccio insolito! Non molto appropriato, ma sicuramente efficace!
Beh, direi che meritate una... Cavolo, ho tanta fame. Potrei mangiare un cavallo. Giù le mani, prima i soldi. Ehi, non è giusto! Benvenuta a scuola. Oh, vabbè, troverò del cibo da sola. Cosa abbiamo qui? Ora preparo uno spiedino. Delizioso! Oh, che schifo! Bene, diamo un'occhiata al menù. È tutto così semplice. Vieni qui tu, sono affamata. Tutto quello che vuoi, signorina Molly. Vorrei qualcosa di speciale. Subito. Qui abbiamo ogni tipo di cucina per te. Ah sì? Ottimo servizio. Penso di essere in vena di cibo giapponese. Ottimo piano, Molly. Grazie mille. Buone notizie. Oggi faremo un esame sul terrore. Prima di tutto, una dimostrazione. Non ti preoccupare, tesoro. I vampiri devono sapere come ispirare paura e orrore. Cos'è successo? Ecco il tuo bastone, nonna. Ciao, ciao. Bene, signorine, tocca a voi. Ecco le vostre vittime. Oh, è davvero fantastico, non è vero, Molly? Devo prendere A. Ecco la prima vittima. Mia ha una terrificante sorpresa per lei. Chi c'è? Sei già spaventata? Ah, è troppo spaventoso. Aspetta solo un momento. Non ti preoccupare. Ci occuperemo subito dei tuoi brufoli. Così va meglio. Ora non spaventerai le persone a destra e a manca. Beh, ora puoi andare. Nel frattempo l'altra vittima non sospetta nulla. Ciao, amico. Sono venuta per te. Ti piacerebbe. Sono fuori dalla tua portata. Ti lavi mai i denti? Guarda questi piccioncini. Non sanno che sono già condannati. Salve, piccioncini. Oh, adoro il sapore della paura. Oh, sembra che qualcuno fallirà questo test. La signorina Mary non ne sarà contenta. Oh, dai un'occhiata, Mia. C'è qualcuno? Per favore, aiuteresti una vecchia signora? Penso che abbia perso gli occhiali, Molly. Oh, eccoli. Bisogna sempre aiutare gli anziani bisognosi. Ecco, nonna. Oh, grazie mille, tesoro. Sei proprio... proprio... Aspetta, siete... Ah, ho bisogno di un paletto, presto! Ci sono i vampiri! Ehi, dopo tutto siamo riusciti a spaventare qualcuno! Bene, ragazze! Mostrami il tipico atletismo da vampiro! Nevi, tu in battuta! Mia, tu ricevi! E via! Ah! Oh sì? Che colpo! Hai visto, Mia? Sto correndo! Sto correndo! Non volare così lontano! Aspettami! Ci sono quasi! Ah, eccoti! Beh, sono fantastica o no? Certo che lo sono! Ottimo lavoro, Mia! Oh, guarda queste zanne! Siamo fatti l'uno per l'altra! Molly, stiamo studiando, andiamo! Non posso giocare oggi, signorina Mary, ho i tacchi! L'ultima collezione Balenciaga! Oh, bene, se ti mostrassi questo... cosa vuoi che guardi? Non esiste! È il vampiro dei miei sogni! Oh, aspetta, vado a prendermelo! Mi piacerebbe vederti provare, Molly! Ehi tu, questo è il mio ragazzo! Quindi stai lontana da lui! Ah, sei così spaventosa! Me ne vado! Oh, Molly, sai io! Puoi dirmelo dopo, Dan! Oh, dove sono? Ciao, amico! Anche io sono bloccata qui! Wow. Beh, Molly, ti meriti una... Bene, bene, vediamo! Cosa abbiamo qui? Oh, non male! Bevande ricche di sangue di ogni varietà! Ma non voglio calorie extra oggi! Oh, buona! E fa bene alle mie arterie! Ciao, Mia! Oh, voglio assaggiarne un po' anch'io! Un vampiro povero come me non può permetterselo! Ma ok, ce la posso fare! Vorrei una bibita al sangue e ciliegia, per favore! Ah, sì? Te la faccio vedere! Oh, questa cosa è resistente! Non ho lasciato nemmeno un graffio! Ma non c'è niente che le mie zanne non possano gestire! Oh, Mia, sei incorreggibile! Dai, muoviti! Oh, una moneta! Ti stavo cercando! Che c'è? Dov'è la mia bibita al sangue? Nessuno ti ha insegnato a condividere! Oh, non è giusto! Va bene, signorine! Oggi tratteremo un nuovo argomento! Chi vuole parlare alla classe? Andiamo! Non siate timide! Non vedo mani, signorine! Guarda, ecco la mia mano, signorina Mary! Devo dire che mi state deludendo! Ok, bene, hai vinto, Mia! Vieni!
Oh sì, arrivo! Va bene, da dove comincio? Sono stata in biblioteca tutta la notte. Beh, il sanguinoso regno del conte Dracula è iniziato nel... Ma a volte imparare cose nuove è molto estenuante. E così, 500 anni dopo, la Transilvania divenne uno dei... Ehi! Eh? Oh sì sì, a più, meraviglioso! Hai fatto un ottimo lavoro, Mia! Oh, è proprio una nerd! La mia presentazione è molto più eccitante! Eh? Cos'hai lì? Wow! Quello è lui, signorina Mary! Tremate tutte! Guardate, mio zio, Vlad Dracula! Salve, giovani! Oh, le mie zanne non sono più quelle di una volta! Perché mi hai svegliato, Molly cara? Stavo facendo un sogno sanguinoso! Non fare la cattiva! Eh beh, immagino che non fosse dell'umore! Ops! Hai visto, Mia? Questa scuola ha bisogno di una seria pulizia. Ah, cerchi una bidella, signorina? Oh, guarda quanta polvere! Oh, oh, che c'è? Ah, come fate a far arrivare il succo di pomodoro in tutti i corridoi? Ah, mi chiedo cosa ci faccia un essere umano qui. Aspetta, il corridoio è chiuso per le pulizie. Sei cieca o cosa? Oh, non dovresti parlarmi così. Che cos'è? Ehi, dove sei? Che strano. Ehi! Ferme! Ho appena pulito questi pavimenti! Trovate un altro corridoio in cui bighellonare! Ah, questi ragazzi sono così maleducati! Oh, e ora mi sono fatta male! Oh. Ciao, hai bisogno di aiuto? Ah, aspetta, non farlo! Ah, non posso credere che l'abbiate fatto di nuovo! È il decimo inserviente questa settimana! Bene, signorine, non toccate le ragnatele però! Mi piace come sono venute quest'anno! Salute, signorine! Questo è stato un anno molto produttivo! E oggi sono orgogliosa di darvi i vostri diplomi! Mia, sei il vampiro più intelligente che la nostra scuola abbia mai visto! E così ti sei guadagnata tutte queste ricompense! Adesso tocca a te, Molly! Sì, sì, sto arrivando! Oh, Molly, sapevo che ce l'avresti fatta alla fine! Sono davvero orgogliosa anche di te, Mavy! Mi mancherete tantissimo, ragazze! Ora facciamo una foto ricordo! Allora fate un bel sorriso! Oh, che strano! La macchina fotografica deve essere rotta! È solo che questa è una scuola di vampiri! Di vampiri! Ho sbagliato indirizzo! Sono così orgogliosa di questo premio! No, non lo sei, Mia! Sei una perdente! Vai a cercare un'altra scuola in cui fare la nerd! Mi dispiace! Ora sarete bloccati con me per sempre! Scusa, era solo uno scherzo! Chi è la perdente adesso? Non io! La giornata di Liana è iniziata davvero male! Che c'è? La serratura è bloccata di nuovo? Nessun problema! Un vampiro ha sempre un piano di riserva! Te lo chiederò ancora una volta! Apriti! Così va meglio! Ah, ecco il mio cocktail! Sono così contenta di essere di nuovo a scuola! Stai benissimo oggi, Jessica! Grazie, Adam! Sei così carino! Oh, che male! Jessica, stai bene? Lascia che ti aiuti! Non farti prendere dal panico! Ancora un po' e saremo insieme! Oh, che cos'è? Stai bene, sorellina? Adesso sbrigati! Faremo tardi a lezione! Buongiorno! È tempo che il trio si alzi e risplenda! Chi ha osato disturbare il mio sonno? Da, sempre la solita Liana! È sempre di pessimo umore! Non sa che accigliarsi fa male alla pelle? Con te è sempre così, sorellina! Perché urli? Comunque, buongiorno! Ah, ho un'idea fantastica, Jess! La nostra sorellina secchiona non si è svegliata! Facciamole uno scherzo! Stai zitta, va bene! Ok, è tutto pronto per uno scherzo da vampiro perfetto! Non resta che alzare la musica! Sveglia, Mia! Cosa? Dove sono? Facciamo festa, Jessica! È ora degli esercizi mattutini! Ah, ve la faccio vedere io! Vi pentirete di avermi presa in giro! Tutto bene lì, Mia? Vieni fuori, sorellina! Ti stiamo aspettando! Oh, oh, c'è un odore che non mi piace affatto! Ah, è aglio! Tutto tranne quello! Uscirò di qui in un modo o nell'altro! Un vampiro non è mai in ritardo per la lezione! Vi piace questo trucco, ragazze? Fareste meglio scappare e nascondervi! Scappate, scappate da me! Dai, era solo uno scherzo! Sei troppo dura, sorellina! Nemmeno io sono così cattiva! Non fatemi più scherzi, ok, ragazze? Presto, amore mio, staremo insieme! Oh, e quello lo chiami romanticismo, sorellina! Lascia che ti insegni una cosa o due a riguardo!
Wham, bam! E ci siamo! E ora che il ragazzo è svenuto, puoi baciarlo quanto vuoi! Ciao ragazze, cosa state combinando? Liana, non puoi farlo! Calmati, per favore! Controllati! Smettila, Liana, per favore! E cos'è quello? Un manuale per costruire un fidanzato? È piuttosto eccitante! Adoro il fai da te! Bene, sono pronta! Tutti gli ingredienti sono a posto! Questo sarà il fidanzato più carino del mondo! Vieni qui, amore mio! Prima di tutto ti metterò degli arti! Oh, aspetta, quasi dimenticavo! Eccoti qui! Tanto non lo usi questo vestito, vero, zio Vlad? Bene, tesoro, ecco il vestito! Ci siamo! Oh, sono così felice di vederti in carne e ossa! Dai, siediti! Tutto ciò di cui hai bisogno ora è un piccolo shock! Non farà male, prometto! Oh, sei un uomo di poche parole, eh? Adoro i fidanzati silenziosi! Non credo sia stata una buona idea mia! Nostra sorella è davvero impazzita, Liana! Jessica è sempre al passo con le ultime tendenze! Oh, zanne placcate oro, che emozione! Ci servirà una dentista per vampiri per questo compito! Voglio delle zanne proprio come queste! Certo, signorina! Avrò bisogno dei contanti prima, però! Certo! È abbastanza? Non credo, signorina! Un sorriso così è davvero costoso, eh? Ma ce la farò! Ciao, ragazze! Devo solo prendere in prestito i vostri gioielli! Va bene, vero? È tutto per l'amore della bellezza! Ne ho bisogno più di voi, comunque! Davvero! Ok, dovrebbero bastare! Sono tornata, dottoressa! Ti sono mancata? Adesso va meglio! Va bene, siediti! È ora di lavorare con la magia! E fatto! Sono belle, eh? Wow, assolutamente sì! Sarò super popolare con queste! Non ha bisogno di uno specchio! Voi due avete fatto i compiti? Oh, guardatelo! Ehi, come va? Ciao, Jack! Come? Calmati, mia! Jack, congratulazioni! Andremo ad un appuntamento! Un concerto rock! Scusa, Liana, ma non mi piace molto quella musica! Ah, no? Perché non ci ripensi? Sì, dovrei riconsiderare! Beh, mi piacerebbe uscire con te! Tu ed io siamo fatti l'uno per l'altro! Oh, amore! Visto, Jack? Non è stato così difficile, vero? Vienimi a prendere questa sera, ok? Ops, scusa, colpa mia! Oh, lascia che ti aiuti, bellezza! Oh, grazie, Jack! È così carino da parte tua! È come se fossimo fatti l'uno per l'altro, Jack! E ciù! Non volevo! È così imbarazzante! Mi dispiace, Jack! Non possiamo più stare insieme adesso! Ehi là, ecco, prendi il fazzoletto! Grazie, mia, mi hai davvero aiutato! Ecco, dolcezza, questa è per te! Ora perché non andiamo al bar? Sicuro! Oh, non è giusto! Incredibile, fregata dalla mia stessa sorella! Fortunatamente i vampiri non sono mai in ritardo! Oggi ci sarà un test di matematica! E via! Mia sa tutto! Ha studiato queste equazioni per tutta la notte! La matematica è super eccitante, vero? Mia può già vedere che prenderà a più! Cosa? E adesso? Oh, ho bisogno di più spazio! Fatto! Perfetto! Come al solito, Mia! Ecco la tua meritata a più! Guarda, impara, sorellina! Vorresti essere intelligente la metà di me, eh? Ma matematica è noiosa! Sono più un artista! Beh, cosa ne pensi? Non far ridere, Jessica! Temo che per te sia una F! Oh, non capisci il mio talento! Ehi, tu vai a cercare un altro posto, ok? E perché tu mi stai fissando? È ora di mettersi al lavoro, amico! E sbrigati! Non vuoi che inizi a mordere, vero? Sì, 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 certo, qualunque cosa tu dica! Io amo la matematica! Assicurati di farmi prendere il massimo dei voti, eh? Nel frattempo mi prenderò una piccola pausa! Ho finito! Oh, non essere così spaventato, sto solo scherzando! Hai fatto abbastanza bene, ottimo lavoro! Non è stato così difficile! Ah, la mia verifica! Beh, Liana, meriti una A! Devo dire che non me l'aspettavo! E cosa abbiamo qui? Oh, cosa c'è che non va nel mio test? F, dovresti provare a fare di meglio la prossima volta! Ah, i pomodori! Una cosa essenziale nella dieta di un vampiro! Beh, la dimensione è buona, ma il colore? Bello il rosso! Penso che andrà bene!
Basta, Mia, dammelo! Non puoi mescolare pomodori e scienza in quel modo! Jessica, hai rovinato la nostra colazione! No, non l'ha fatto! Aspetta un secondo! Cosa hai in mente? Un frullato? Carino e salutare! Vorresti saper cucinare come me, sorellina? Oh, aspetta, devo rispondere a questa chiamata! Pronto? Oh, come va? Il tuo drink potrebbe davvero aver bisogno di un piccolo aggiustamento! Ci siamo! Buon appetito, tesoro! Sì, siamo ancora d'accordo per la festa di stasera! Penso che ci sia qualcosa che non va nel mio cocktail! Corri adesso, Jessica! Oh no, è occupato! Apri la porta, fammi entrare! È un'emergenza! Sembra che non aprirà molto presto! Questo bagno sta ospitando un'esibizione dal vivo! Oh, l'hai voluta tu! Pronta? No, io arrivo! Oh, cosa stai facendo qui? Giuro che non lo farò più! Dovrei proprio andare, ho un sacco di azioni oscure da fare, lo sai! Cosa non si vede a convivere con i vampiri, eh? Beh, in un modo o nell'altro Jessica ce l'ha fatta, grazie al cielo! Liana non perde mai i suoi allenamenti! Andiamo a sfogarci! Oh, sei già qui? Allora facciamolo! È davvero tutto quello che riesci a fare, eh? Sì, ridi, te la farò vedere! Non credo, amico! Sono qui? Dai, andiamo! Prova a prendermi! Oh, sto per farlo! No, mancata! Dove sei? Eccomi! Oh, è stato un colpo perfetto! Liana vince per KO! Sì, beh, chi è il miglior combattente di questa palestra? Ehi, lo sto chiedendo a te! Sei tu! Proprio quello che pensavo! Oh, grazie per il trofeo! Non c'è ragazza più meritevole di me, fidati! Liana, non puoi dormire a scuola! Sveglia, sorella! Mia, hai rovinato tutto! Vabbè, adesso c'è inglese! Oh, Liana, sei una causa persa! Oggi è un giorno molto importante per le tre gemelle vampirelle! Dopotutto compi 160 anni solo una volta! Siete pronte, ragazze? Oh, sembra che abbiano ricevuto un regalo molto speciale per questo compleanno! Courtney non farà mai più la prepotente con nessuna a scuola! Calma, non c'è bisogno di avere paura! Mangiamo! In realtà, mangiare prima delle lezioni mi fa venire sonno! Buon divertimento, ci vediamo a scuola! Oh, che terribile tragedia! La povera piccola Liana è tutta sola in questo mondo! Qualcuno forse è disposto ad aiutarla! Guardati, dolcezza! Vuoi del cioccolato? Sei seria? Non ho bisogno di dolci! Ho bisogno di una famiglia! Vado a cercarmi dei genitori! Nel frattempo Lizzie ha sia una famiglia che i dolci! Lizzie, puoi avere i dolci solo dopo cena! Chi è? Sparisci, bestia! Siamo occupati! Oh! Perché il mondo è così crudele con me? Non preoccupatevi, sto bene! Papà, dobbiamo aiutarla! Oh, stai bene? Sì, ciao! Oh, quindi stai cercando una famiglia? Vieni con noi! Ne sei sicuro, papà? Benvenuta nella tua nuova casa! Questa sarà la tua stanza! Bene, ragazze! Aspettate, mi torno subito! Beh, ciao, sorellina! Vuoi essere mia amica? Certo! Ma è un po' troppo buio qui dentro, vero? Sistemiamo subito! No, il sole no! Non ho bisogno di abbronzarmi! Liana, dove sei? Cos'è successo? Tutto tranne il sole, per favore! Oh, mi dispiace, sorellina, non accadrà più, promesso! Voi due sarete affamate, vero? Ecco qui! Sì, latte e biscotti, grazie, papà! Dai, Liana, mangia! Che cos'è? Grazie, papà! Credo! Sono contento che vi piaccia, ragazze! Oh, dobbiamo sbarazzarci di questa roba, in fretta! Meno male che Liana ha trovato una soluzione! Perfetto, sembra che ce l'abbia fatta! Ho finito! Il latte è davvero buono! Sono contenta che sia piaciuto anche a te! Adesso è ora di andare a letto! Sogni d'oro, Lizzie! Anche a te, Liana! A domani! Latte, non fatemi ridere! Noi vampiri non beviamo il latte! Sembra che Liana abbia problemi a dormire! Questo letto è troppo comodo! La sta facendo impazzire! Lavoriamoci sopra! Liana è bravissima nel fai da te, vero? Fatto! Ora va meglio! Questo è un letto degno di un vampiro! Ops, spero di non averli svegliati! Sogni d'oro, papà e sorella! Liana, stai bene lì?
Il sorriso di un vampiro deve essere assolutamente perfetto. Ciò significa che bisogna prendersi cura delle zanne. Ma è un peccato che Liana non si rifletta nello specchio. Questo complica davvero le cose. Ciao sorella, già in piedi? Ah, Liana, perché non riesco a vederti nello specchio? Ups, di cosa stai parlando? Te lo sei immaginato, Lizzie? Vedi, lo specchio è solo appannato. Ehi, dove stai andando? È piuttosto strana, eh? Cos'è quello? È un vam? Cosa vuol dire vam? Uffa, non capisco! Vieni qui, tesoro, faremo colazione in famiglia. Sembra che il toast sia quasi pronto. Il papà è bravissimo a cucinare. Beh, cosa vuoi per colazione, Lizzie? Liana, cosa sta succedendo? Eh? Vuoi anche tu un po' di succo? È la cosa migliore da bere al mattino. Fidati di me. Buon appetito, ragazze. Salsa all'aglio? No. Sì, la mia preferita. Grazie, papà. Guarda quanto le piace, Liana. Dai, mangia. Assolutamente no, voglio dire, sono a dieta. Niente pane e assolutamente niente aglio. Oh, capisco. Allora che ne dici di un'insalata? Certo, papà. Grazie. Adoro le verdure, soprattutto i pomodori. Liana, come hai? Hai succhiato un pomodoro? Ragazze, è ora di andare a scuola. Andate, divertitevi, portate a casa tutte A, ok? Salutate Liana, ragazzi e ragazze. D'ora in poi sarà una vostra compagna di classe. Ciao! Ehi, sembra che la scuola sarà divertente. Tutti questi nuovi amici sembrano così... deliziosi. Oh, oh! Attenta! Non c'è bisogno di ringraziarmi. Hai visto, Courtney? Ha salvato il mio telefono. Oh, in realtà non è niente. Beh, non penso sia niente. Spero che abbiate fatto i compiti, ragazzi, perché è ora di un test. Iniziate. Un test, eh? Nessun problema. Ehi, non bloccare la luce. Liana, non si fa così. Temo che prenderai una F. Non credo, signorina Penny. Preferisco le A. Capisci cosa intendo? Ah, niente F. Come desideri. Oh, è stato fantastico! Come hai fatto, Liana? È stato incredibile! Una? Oh, vabbè! Qual è il tuo segreto, Liana? Lo scoprirò! Ogni grande detective ha bisogno di un ufficio! Questo gabinetto andrà benissimo! Avremo sicuramente un po' di privacy qui! Ok! Liana si comporta in modo davvero strano! Si muove più velocemente di quanto l'occhio possa vedere e ha paura della luce del sole. Cosa sei, sorellina? Pensa, Lizzie, pensa. Super velocità? Che tipo di persona teme la luce del sole? Eccomi! Vediamo cosa abbiamo qui. Hai quasi capito, Lizzie. Ho capito. Sei un vampiro, Liana. Cosa devo fare? Devo dirlo a papà. Non te lo permetterò, sorellina. I vampiri non si arrendono facilmente. I selfie sono un ottimo modo per migliorare l'umore, ma niente può rallegrare Lizzie in questo momento. Non dormirà nemmeno stanotte. Dopotutto c'è un vero vampiro che dorme proprio accanto a lei. Dormi, sorellina. Che cosa? Dormire? Io non voglio dormire. Ora è tempo di qualche scherzo da vampiro. Lizzie si spaventerà di brutto. Mostriamole come ci si sente essere un vampiro. Guarda quei bei denti. Sogni d'oro, Lizzie. Cos'è successo ieri? Liana mi ha morso. Sono davvero un vampiro adesso. Evviva, come i miei sogni più sfrenati. Lo scherzo è andato alla grande. È il momento di prendersi cura di un piccolo dettaglio. Ora è tutto perfetto. Oh, non mi rifletto negli specchi. È vero. Grazie, Liana. Ma non abbiamo ancora finito con lo scherzo. È ora di un piccolo trucco con l'aglio. Non lo mangerai, Lizzie. Fatto. È ora di colazione, sorellina. Devo superare anche il test dell'aglio. Aha, eccoti. Vieni qui. Che cos'è? Assolutamente no! Niente più aglio d'ora in poi! Potrei mangiare una mela, però! Deliziosa! Ahimè, le zanne finte non possono sopportare quel tipo di stress! Papà, ho delle notizie terrificanti! Ora sono un vampiro! Riesci a crederci? Oh, che razza di stupido scherzo è, Lizzie! Sei malata? Papà, i vampiri non si ammalano!
Sorella, è troppo divertente. Che spettacolo! Devo mostrarlo a tutta la scuola. Hai visto, Polly? Sto morendo da ridere. Quindi sei un vampiro, Lizzie? Beh, dove sono le tue zanne? Non morderci, ok? Ehi, perché non ti guardi allo specchio? Chi abbiamo qui? Sei tu, Lizzie. Non sei affatto un vampiro, sei solo una perdente. Perché sono così cattive con me? Oh, scusa, colpa mia. Ehi, sei la ragazza del video? La ragazza vampiro? Oh, lo so, controlliamo la temperatura. No. Non è divertente? Ehi, cosa fai? È super divertente. Ottimo lavoro, amico. Dammi il 5. Va bene, Liz. Raccontaci come ci si sente ad essere un vampiro perdente. Cosa sta succedendo? Nessuno tranne me può prendere in giro mia sorella. E tu, non scherzare con me, Courtney. No, no, non lo farò, giuro. Ora di pranzo, finalmente. Liz è super affamata. Questo hamburger sarà delizioso. Ancora tu, ragazza vampiro? Non sai che educazione condividere? Ehi, è mio! Ridammelo! Beh, ora è mio. Vai a trovarti un altro posto. Non pensarci nemmeno. Niente hamburger per te, amico. Penso che i ragni siano più di tuo gusto. Questo è per mia sorella. Oh, aiuto! Qualcuno mi aiuti! Odio i ragni! Aspetta, dov'è il mio cappello? Oh, è in un posto sicuro, amico. Esatto. Continua a correre, fifone. Mi hai salvato, Liana. Grazie. Hey. Un abbraccio? Sei seria? Oggi sarà una grande giornata. Dopotutto, è il compleanno di Liana. Dovremmo pensare a qualcosa di abbastanza cruento. Oh, oggi è il tuo giorno speciale, tesoro? Ci divertiremo un sacco. Buongiorno, mia amata famiglia. Buon compleanno, Liana! Auguri! Chi c'è? Non mi arrenderò senza combattere. Ups. Oh, siete voi. Ti senti bene, Liana? Oh, stavo solo scherzando. Beh, è stato un grande scherzo, tesoro. Ora che ne dici di una torta? Certo, papà. Oh, ma c'è un piccolo errore. Ora è giusto. Yay. Bene, accendiamo. Ora è il momento di esprimere un desiderio. Oggi tutti i sogni si avvereranno. Ok, ragazze, è ora di una foto ricordo. Vediamo com'è uscita. Cosa? Dov'è Liana? Papà, vedi? Io posso spiegare. È tutto così strano. Ho bisogno di un momento per pensare. Quindi Liana è un vampiro, eh? Buono sapersi. Ora abbiamo una vera regina della notte nella nostra famiglia.